non riescono a esprimere nulla di diverso. La nostra viene presa con molto nervosismo perché si capisce che è l'unica che ribalta a 360 gradi la prospettiva del PD, gli restituisce il ruolo di grande partito della sinistra europea, ci mette nelle condizioni di leggere la società italiana, di ripartire dalla nostra vocazione, che ripeto è quella di chi ha scritto la Costituzione, di chi ha fatto la Resistenza, di chi ha costruito il movimento operaio, di chi ancora oggi si pone il problema di coniugare sviluppo e giustizia sociale, di chi accoglie i migranti senza parlare alla pancia delle persone, pur sapendo che legalità e regole sono fondamentali. Io non abuso, perché sennò mi diranno e utilizzeranno ancora peggio, diciamo, non abuso della mia storia personale, però non mi si può dire che io sono un assistente sociale buonista. Certo non sono però un pubblico ministero che ha pensato che la colpa di un killer di 20 anni che sparava a 10 persone fosse solo la sua, perché quello è un modo di ragionare da animali, non da pubblici ministeri o da magistrati. Quando mi è capitato, e mi è capitato, di dover parlare di un ragazzo di 20 anni che a 10 anni era stato messo a spacciare dai genitori e che viveva a 60 metri di distanza dalla sedia del sindaco di Bari, e quando mi capitò di dire in una aula di corte d'assise, dove dovevo fare in qualche maniera il difensore di questo ragazzo, sapete perché? Perché lui era stato arrestato, aveva collaborato con la giustizia, aveva raccontato dei suoi omicidi, dopodiché la sua famiglia lo aveva costretto a ritrattare il pentimento, quindi lui non era più nessuno, né per l'associazione mafiosa dalla quale veniva, né per la famiglia, né per lo Stato, perché aveva pure ritrattato, e quindi aveva solo me per spiegare alla corte d'assise perché concedergli almeno le attenuanti generiche che gli avrebbero consentito di non avere l'ergastolo, era il minimo, cioè aveva consentito di risolvere decine di omicidi oltre a quelli commessi da lui, aveva avuto un contributo importantissimo, poi però era andata come era andata. E ho spiegato che questo era un ragazzo che a 10 anni era stato messo a spacciare, che poi gli avevano insegnato a nascondere, a pulire le pistole, a portarle ai killer prima di sparare, e poi ovviamente come fanno i bambini, no? I bambini imparano, se tu gli insegni a suonare il pianoforte, suonano il pianoforte, se tu gli insegni a dipingere, dipingono, se tu gli insegni, le probabilità per un bambino che nasce in un posto sbagliato in Italia di diventare un criminale sono altissime.